Se hai 50, 60, 70 anni e ci tieni alla tua salute, c'è una cosa in particolar modo che devi tenere presente. Conservare e migliorare la tua massa muscolare. I muscoli sono così importanti che sono uno dei predittori principali della tua aspettativa di vita. Avere un corpo sano e una buona massa muscolare sono essenziali per qualsiasi età. Sia che tu sia una persona giovane che vuole fare sport, sia che tu sia una persona anziana e vuole evitare di avere dei problemi di salute. In questo video, allora, andiamo a capire insieme quali sono i segni che tu puoi percepire dal tuo corpo per capire che stai perdendo massa muscolare e devi quindi correre immediatamente ai ripari. Alma Fisio. Curare, non trattare. Il destino di tante persone anziane, che vivono una vita tutto sommato tranquilla e serena, è che un giorno inciampano, cadono, si rompono qualcosa, finiscono in ospedale, prendono qualche infezione o virus e per quello muoiono. Se ci pensi, è una cosa molto triste, perché se si fosse potuta prevenire quella tanto spiacevole caduta, probabilmente non saresti finito in ospedale e non avresti dovuto passare attraverso tutte quelle sofferenze. E la causa principale di queste cadute è spesso una carenza e una perdita di massa muscolare. Una perdita di muscolo che può essere considerata normale dopo 50-60 anni, ma che se è troppo repentina, troppo accentuata, può veramente farti passare da una vita serena e duratura a una vita con problemi, dolori, difficoltà e probabilmente anche più corta. Allora andiamo a vedere insieme quali sono questi 5 segni principali che devono farti accendere la spia rossa, che devono farti subito capire che è il momento di cambiare rotta, che è il momento di iniziare a fare un po' di esercizio per recuperare quel muscolo che hai perso. Il primo segno che potresti controllare, ed è molto subdolo e silenzioso, ma che dà un'informazione chiara del tuo stato muscolare, è il fatto che inizierai ad avere dei livelli di glicemia nel sangue progressivamente più alti. Ciò non significa che avrai dei picchi repentini, come quando fai un pasto molto abbondante o ricco di zuccheri. Quello appunto è dovuto alla dieta. Ma quando lentamente perdi il muscolo, perdi anche la capacità di mettere da parte quegli zuccheri in eccesso proprio all'interno delle tue riserve naturali, che sono i muscoli. La tua sensibilità all'insulina diminuirà ed essenzialmente il tuo corpo farà più fatica ad utilizzare gli zuccheri, a bruciarli, e quindi gli stessi rimarranno più alti all'interno del sangue. Questa condizione è particolarmente deleteria per le persone prediabetiche e diabetiche, ma quando è dovuta a una perdita muscolare è un sintomo ancora più complicato, ancora più serio, proprio perché sta a indicare che la persona lentamente sta invecchiando, deperendo e perdendo una delle sue funzionalità più importanti, quella di avere una buona massa muscolare. Come potrai capire, è un circolo vizioso, come un cane che si morde la coda. Più perdi muscolo e meno avrai sensibilità all'insulina. E questo ti porterà ad avere della glicemia sempre più alta, con una tendenza a sviluppare prediabete, diabete e tutte le problematiche cardiovascolari associate. Se quindi hai la possibilità, controlla periodicamente i tuoi livelli di glicemia nel sangue, che dovrebbero essere stabili se ovviamente hai una dieta regolare, che è sempre la stessa. E tieni presente infatti che il peso in generale non è un buon indicatore, perché potresti perdere massa muscolare mentre aggiungi massa grassa, rimanendo quindi con un peso costante ma soffrendo di una modifica della tua composizione corporea. Il secondo segno di una perdita di massa muscolare è un calo della tua capacità cognitiva. Questo è stato fondato su uno studio proprio fatto su persone anziane tra i 65 e gli 80 anni, pubblicato su JAMA, una famosa rivista scientifica internazionale. In questo studio, in cui sono state seguite più di 8200 persone, si è visto che c'è un rapporto diretto tra massa muscolare e capacità cognitiva. Sottolineando quindi come se tu inizi a perdere massa muscolare, potresti anche soffrire di un cervello che ha meno capacità di calcolo, che ha una capacità di ricordarsi le cose a breve termine sempre più ridotta e che magari fa anche più fatica a rimanere concentrato. I motivi in questo caso sono principalmente due. Da una parte c'è un motivo diretto, il fatto che quando hai poca massa muscolare
ti muovi di meno e quindi arriva anche meno sangue al cervello, che è nutrito un po' di meno e quindi ha una capacità di funzionare un po' più ridotta. Ma c'è anche una seconda possibile spiegazione. Il fatto che avere tanta massa muscolare e fare più esercizio fisico porta il tuo sangue ad avere più miochine e più fattore neurotrofico, che sono proprio due componenti essenziali per nutrire il tuo cervello e farlo rimanere giovane. Tengo a sottolinearlo però, non preoccuparti se ogni tanto ti dimentichi di qualcosa o non sai dove hai messo le chiavi di casa. Quelle tipi di dimenticanze sono comuni a tutte le persone col passare del tempo, perché con gli anni è normale accumulare sempre più informazioni e quindi fare più fatica a richiamarne alcune in specifico. Ci sono dei test scientifici però molto semplici da fare, di 10-12 domande, che mettono proprio alla prova la tua capacità cognitiva e possono aiutarti a capire se stai avendo un declino o sei stabile. Vuoi sapere quali sono questi test? Puoi trovare un video cliccando qui in alto dove ti accompagno passo per passo attraverso le domande e ti spiego quali sono le risposte giuste. Terzo segno subdolo ma molto importante che ti dice che stai perdendo massa muscolare e quindi probabilmente stai invecchiando è che inizi ad ammalarti più spesso. Il motivo riguarda la glutammina, il pool della glutammina, come viene definito a livello scientifico. La glutammina è un tipo di aminoacido che viene scomposto e va a nutrire alcune cellule del nostro sistema immunitario, come i linfociti e i monociti. Quando hai una buona massa muscolare, hai anche una sufficiente pool di glutammina che va a nutrire appunto il tuo sistema immunitario, rendendoti capace di combattere in modo idoneo tutte le infezioni. Se però inizi a perdere muscolo, inizi anche a nutrire meno il tuo sistema immunitario, esponendoti molto più facilmente a infezioni e influenze stagionali. Se noti che da un anno all'altro sei molto più propenso ad avere malattie e influenza, è forse questo il segnale più importante che ti deve spingere a rinforzare i tuoi muscoli, magari iscriverti in palestra o comunque iniziare un programma di esercizi che può passare anche dalla camminata alla bicicletta al nuoto, ma che ti porti ad avere più muscolo. Il quarto segno caratteristico di una perdita di massa muscolare è, come lo raccontavamo all'inizio del video, la perdita di equilibrio. Questo è probabilmente uno dei segni più importanti da monitorare e da tenere presente e comunicare subito al medico. La perdita di equilibrio, lo sappiamo anche, è la causa principale delle cadute e delle fratture. Non tanto l'osteoporosi, come ci hanno fatto credere per tanti anni, ma piuttosto una muscolatura non sufficientemente forte, che quindi non ci permette un buon controllo delle gambe e ci porta a cadere più facilmente. Inciampare in un marciapiede quando sei per strada, o inciampare in casa perché hai un tappeto che non hai visto e non hai sollevato abbastanza bene il piede, sono dei segnali chiari che potresti facilmente cadere e trovarti in ospedale. Evita assolutamente questa connessione, ovviamente eliminando tutti i tipi di tappeti o zone pericolose nella casa, ma soprattutto considera il fatto di iniziare a rinforzare la tua muscolatura perché è quello di cui hai bisogno. Se vuoi capire se hai un buon equilibrio oppure no e se stai perdendo l'equilibrio, ti invito a fare questo test, che è appunto il quinto segno, un test che è legato al sedersi ed alzarsi da soli, inventato negli anni 90 da un medico brasiliano, che ha una predittività molto molto alta nell'indicare se una persona morirà a breve oppure no. È un test semplicissimo che puoi fare anche adesso. Si tratta di sedersi e alzarsi e vedere se riesci a farlo senza ausili oppure no. La differenza nell'appoggiare la mano da una parte o farlo con incertezza o magari mettere le mani sulle ginocchia sono tutte indicazioni chiare che non hai una muscolatura sufficientemente forte per permetterti di fare questo movimento facilmente. E questo, come dicono gli studi, è uno dei maggiori predittori di un'aspettativa di vita lunga oppure no. Vai subito a fare questo test, ti invito a farlo, puoi trovarlo in dettaglio descritto passo per passo in questo video che puoi trovare cliccando qui in alto. Questa cosa per me è così importante e così essenziale che sono tutte informazioni e test che faccio ad ogni prima visita con i miei pazienti, per capire se la loro condizione fisica è ottimale o bisogna subito correre ai ripari. E allora anche tu, se vuoi stare bene, non far finta di niente, non evitare di sapere, ma è meglio subito fare dei test per affrontare la cosa, per capire se effettivamente hai una buona massa muscolare, hai un buon equilibrio, hai un'adeguata aspettativa di vita
e una riduzione del rischio di malattia. Adesso ti invito a te a commentare qui sotto quali sono stati i tuoi risultati nei due test, quello cognitivo cerebrale e quello dell'alzarsi e del sedersi senza ausili, per capire se hai una buona massa muscolare o se hai un alto rischio di cadute. Io prima di andare via ringrazio tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo, e se anche tu vuoi farlo puoi cliccare qui sotto sul pulsante abbonati. Per oggi è tutto, ciao e grazie!